Cari pigiamini, buongiorno, ben svegliati, buon sabato 14 di maggio. Allora, eccoci di nuovo un'altra puntata dell'oroscopo in pigiama, che oggi avrà, come sapete, mi piace fare spesso, il sapore della marcorda. Allora, prima di tutto vi devo chiedere scusa perché io oggi mi sono svegliata tardissimissimissimo. Ho sfruttato tutto il senso del dovere di mio marito che ha dato la pappa a luce e quindi sono le 7:54, me la sono ronfata. Non ho scusanti. Quindi, allora, oggi abbiamo detto facciamo un oroscopo in pigiama che ha il sapore della Marcord, perché le galatine, quelle caramelle al latte buonissime che ti si fermano tutte nei denti in fondo, compiono 60 anni. E sì, quindi vediamo, sì, 60 anni ragazzi, quindi vediamo quale caramella storica vi rappresenterà secondo l'oroscopo di oggi, con la luna che transita proprio nel segno della Vergine, che è, come sapete, particolarmente puntiglioso. Allora, il toro oggi si sente desiderato come una morositas e sculetta come la ragazza della pubblicità. Non so se ve la ricordate. Ecco, io sono nata nel 1980, quindi queste pubblicità me le ricordo, non so voi. I gemelli hanno la luna storta oggi, quindi dunque sì, perché se la luna è nel segno della Vergine, è storta a gemelli, pesci e sagittario. Quindi i gemelli hanno la luna storta oggi, si sentono persino fuori produzione come le rosse Rossana. Che peccato, mi dispiace un sacco per le rosse rosse. La timida bilancia invece oggi sarà quelle caramelle alla violetta profumate ma in punta di piedi che si trovavano sempre sul comodino della nonna. Perché la bilancia, lo sappiamo, sta piano piano riacquisendo tutto il suo charme e la sua sicurezza di sé, soprattutto dal punto di vista fisico, cioè del piacersi e del piacere. Quindi l'Ariete sa che invece oggi deve baciare tantissimo con quel Marte lì. Ariete, oggi puoi solo baciare. E quindi oggi sarà una mental, quella con lo spot che diceva: "Io ce l'ho profumato l'alito." Era bellissimo. Su YouTube lo trovate. Il Sagittario, appunto, abbiamo detto, ha la luna storta, quindi oggi è ipercalorico e anche ipercritico. Quindi sarà la ELAC, quelle che quando la mangiate ci mettete una mezz'oretta e poi alla fine non avete più fame. I pesci sono nervosetti in questo periodo, lo sappiamo, colpa di Marte, colpa di Saturno, e quindi giocano con la scatoletta della Tic Tac con cui aprono e chiudono la scatoletta e si scuotono anche, la scuotono anche come una maracas. Sono particolarmente nervosenti, pesci Saturno. L'acquario non vuole che nessuno oggi gli metta fretta perché lui non ha niente da fare, ma soprattutto non ha voglia di ascoltare nessuno. Quindi sarà come una fruit joy che dovete tenere in bocca senza masticare se ci riuscite. La Vergine vince il premio reginetta della giornata e quindi sarà appunto una galatina, non al cioccolato, la galatina classica, di quelle che già quando le scarti senti un profumino che ti piace di brutto. E come la Vergine che oggi appunto non si potrà non amare. Lo Scorpione invece è simpatico e disponibile come una Big Bubble che ti si è appiccicata sotto la scarpa e Scorpione non dico altro. Il Cancro è tradizionalista, lo sappiamo in questo periodo, e così anche lui come la Bilancia sta recuperando il tempo perso lontano da Venere. E quindi tradizionalista sarà come una pastiglia leone alla cannella, quella che ti pizzica la lingua ma che ogni volta che la tiri fuori dal taschino fai la tua porca figura. Il Leone è nervoso. Lo sappiamo, ve l'ho già detto tante volte, perché ha Venere e Mercurio in quadratura. Quindi sarà di poche parole come quelle caramelle che frizzavano in bocca. Ve le ricordate? Si chiamavano frizzi pazzi ed erano assolutamente inutili in sapore, anzi anche un po' schifosette, però una volta le abbiamo provate tutte. Infine, il Capricorno oggi sarà deciso come una tabù, quel tronchetto di liquirizia che poi uno non bastava mai, come i baci del Capricorno oggi non ci basteranno mai. Bene ragazzi, ecco questa la puntata appunto sulle caramelle a Marcord. Raccontatemi la vostra qua sotto, passate un buonissimo sabato, fate come me, dormite un'oretta in più. Buona giornata e ci vediamo domani. Guardate come sono felice, è passata un'oretta. Ciao!